ho messo quasi 2 ore a riprendermi dallo shock pazzesco che si ha entrando in FCA Heritage, il nuovo luogo della passione inaugurato appunto da FCA qui a Mirafiori. Non è ancora aperto al pubblico, ma è già suddiviso in aree tematiche ed è già pensato per portare all'interno delle persone che potranno godere della grande passione del brand, della grande passione che questi veicoli suscitano e anche del sottile collegamento che c'è tra le vetture del passato e quelle del presente. Macchine bellissime che ho condensato nella mia super top 10 con tantissime vetture ovviamente fuori classifica. Iniziamo subito con i fuori classifica, ovvero con il rolling chassis della Delta Integrale. Cosa è bella anche così, trazione integrale. Qui viene mostrato sia il 2000, eccolo lì che vediamo qua davanti, che era arrivato fino a 215 cavalli di potenza, ma anche il differenziale che sposta la coppia verso l'asse posteriore. Top assoluto, ma fuori classifica. Ovviamente fuori classifica la Lancia Tesis è stata l'ultima vera ammiraglia del brand Lancia. È stata una vettura che ha fatto molto discutere, probabilmente non aveva una meccanica all'altezza di quello che poteva essere il suo design e anche lo stile che proveniva dalla Dialogos. Eccola qui, ovviamente era un po' forzato da una piattaforma che non era certamente modernissima, mettiamola così, per la realizzazione invece di una vettura che aveva uno stile assolutamente pazzesco per essere una macchina di fine anni 90. Era stata presentata, mi ricordo, al Motor Show di Bologna, aveva uno stile sicuramente particolare, con questa linea di fiancata molto marcata, con questa linea molto discendente, guardate come scendeva diretta qui il taglio del finestrino, poi si univa a questo terzo volume con questo gruppo ottico che era full LED, che poi è stato full LED anche nell'esemplare di serie, con uno stile sicuramente molto particolare anche per quanto riguarda gli interni. Non dico bella bellissima perché non è che mi piacesse tantissimo, ma sicuramente diceva qualcosa di nuovo in termini di stile per quegli anni, per cui di sicuro merita almeno un posto fuori classifica. 10° posto in classifica per la Lancia Tema 832, una macchina bellissima. A quei tempi segnavamo a tutti a fare le berline, guardate cosa era bella, aveva il motore ovviamente trasversale, è stata la prima ad avere l'ala retrattile, eccola qui, bisognava premere il pulsante e l'ala appariva da sotto a questa finestra. Era una vettura dall'estetica veramente micidiale, ovviamente con un motore Ferrari 8 cilindri che era pronto a cantare ed esaltare. In molti la criticavano perché aveva delle prestazioni che alla fine della fiera erano inferiori a quelli del 4 cilindri turbo, ma ovviamente il fatto di avere il motore Ferrari la rendeva assolutamente speciale. Guardate quanto era bella la Tema tradizionale, questa era la 3000 Buselle X, questa è la 16 valvole LS, però station wagon, una macchina secondo me che veramente faceva scuola all'epoca e che è stata utilizzata anche dai capi di stato, guardate un po', nella versione limousine. 10° posto in classifica per la mitica Lancia Tema. Ecco, qui bisogna ammettere che la Lancia non ha fatto solamente belle macchine, quindi questa fuori classifica, ovviamente fuori classifica. Fuori classifica la Lancia Aprilia, perché nel 1936 era qualcosa di veramente incredibile. Guardate il design di questa macchina, quanto era bella, mamma mia, bellissima. Fuori classifica la Fiat 600 per evidente superiorità. Fuori classifica totale anche la X1 75, perché questa vettura nel 1986 aveva un CX di 0,245, anche qui parliamo ovviamente di prototipo, cilindrata 7,70, era un motore bicilindrico diesel a iniezione diretta con 22 kW di potenza massima, 584 kg di peso, 135 km orari, pensate che faceva già 40 km al litro, grazie alla sua aerodinamica, grazie alla sua leggerezza, grazie a questo motore bicilindrico diesel che era ancora all'inizio appunto con l'iniezione diretta. Vi dice qualcosa che poi è stata diventata common rail ed è soprattutto diventata la chiave per lo sviluppo dei turbo diesel degli anni successivi, ma direi che questa vettura aveva molto da dire sia in termini di estetica che in termini di efficienza. Purtroppo non l'abbiamo ritrovata nella produzione di serie, ma anche qui testimonia come la Fiat in quegli anni fosse veramente avanti in termini di ricerca e sviluppo. Tanta roba fuori classifica. Nono posto in classifica per la mitica Fiat Topolino, una macchina del 1936, è stata in produzione fino al 1948, una macchina veramente molto speciale sia in termini di stile ma anche in termini di meccanica. Aveva molto spazio a bordo, era cabriolet come vedete, era molto romantica in termini di stile e distingueva sicuramente la produzione di Fiat dell'epoca, produzione che nelle city car si è poi distinta con l'arrivo nella 1, qui siamo già nel pieno degli anni 80, in questo caso abbiamo anche la Selecta, se non vedo male, deve essere la variante con il cambio automatico, guardate un po',
Eh sì, eccola lì. E tra l'altro questa era già la Tipino, la chiamavano, perché aveva il design, era già restyling, aveva il design come la Fiat Tipo. E sconvolgente è stata anche la Fiat Panda, eccola qui nel 1980. Giugiaro tirò fuori qualcosa di sconvolgente per quanto riguarda lo stile, ma anche per quanto riguarda la fruibilità, visto e considerato che dal motore della 126, che però girava al contrario, venne fuori una macchina che aveva molto spazio a bordo, aveva delle soluzioni veramente innovative anche per quanto riguarda gli interni, che vi faccio vedere. Guardate come erano fatti i sedili, era una macchina molto semplice da un punto di vista concettuale, era abbastanza economica da produrre, era ovviamente economica da acquistare, bella, bellissima. Ma la Panda 30, direi, come la 1 Selecta, la mettiamo fuori classifica. Invece nono posto per la mitica Topolino. Era il 1972 quando la X1 23 venne presentata al Salone di Torino, anticipando di più o meno 26 anni la Smart. Piattaforma 126 era stata proposta in una seconda variante, sempre prototipale, nel 1974, con propulsione elettrica. Era una vettura a misura di città, con tutto quello che serve per offrire spazio all'interno. Guardate un po' come era fatto l'abitacolo. Questa bolla nella parte alta permetteva appunto di avere una grande abitabilità, ma allo stesso tempo le permetteva questa piattaforma e anche questa forma di essere molto compatta ed offrire anche un po' di bagagliaio. Una macchina veramente spaziale, 26 anni prima della Smart, che direi potrebbe meritare un posto in classifica, ma è talmente avanti nel tempo che la metto dove? Fuori classifica. Ottavo posto in classifica per la mitica Panda Elettra, una vettura che ha detto molto nel 1990 quando venne realizzata. Venne prodotta per 8 anni, assicurava 100 km di autonomia e una velocità massima di 70 km orari. Un progetto che faceva anche da sperimentazione in una sorta di car sharing nella città di Lisbona, veniva regolarmente venduto, ovviamente costava un occhio della testa e non aveva certamente delle prestazioni esaltanti, visto e considerato che faceva 70 km orari ed offriva 100 km di autonomia. Migliorò un po' la situazione con le batterie al nickel cadmio che arrivarono più avanti verso la finale di produzione, ma in realtà quello che aveva da dire l'aveva già detto, ovvero che la Fiat era molto avanti in termini di auto elettrica già negli anni 90 e questa Panda Elettra di sicuro lo dimostra. La tecnologia però non era al top, guardate quanto spazio occupavano le batterie, c'erano solamente due posti all'interno della vettura, ma di sicuro in termini di concept questa Panda era veramente avantissimo, per cui merita il mio ottavo posto in classifica. Meraviglia delle meraviglie, la 112 Abarth, questa prima serie sconvolgente da un punto di vista estetico. Era una vettura che era stata pensata per superare prestazionalmente la Mini Cooper e lo faceva grazie ad un peso molto contenuto ed un motore che era molto potente. Nell'ultima generazione era arrivata ad avere addirittura 70 cavalli. Secondo me di stile era veramente bellissima, in particolar modo in questa prima serie, e ce ne sono ancora tante oggi che corrono in salita, offrendo, anzi regalando, grandi emozioni ai piloti che tutt'oggi si divertono a portarla sulle strade delle piste del campionato italiano velocità montagna e non solo. Bella, bellissima, ma fuori classifica. Settimo posto in classifica per la Lancia Nea. In realtà non c'è niente di speciale da un punto di vista di stile, ma era una vettura molto particolare per tutto quello che portava con sé già, pensate, nel 2000. Il solito progetto che dimostra come in Fiat fossero veramente avanti anni luce su tantissime tematiche, come quella ad esempio del parcheggio automatico. Questa vettura lo faceva già da sola, aveva la trazione integrale a controllo elettronico, cosa che poi si è vista successivamente. Era una vettura che aveva già dei comandi vocali, era in grado di memorizzare fino a 5.000 parole e dava delle risposte esattamente come fa oggi l'MBUX della Mercedes, a dimostrazione di come in Fiat fossero non solo avanti da un punto di vista di meccanica, ma anche tecnologico. Era spinta dal propulsore JTD da 110 cavalli e aveva già, pensate, i freni break by wire, ovvero come la Giulia, come la Stelvio. Questa vettura non aveva la pompa collegata direttamente al pedale del freno, ma c'era un computer che restituiva una risposta sulla base della pressione del pedale all'impianto frenante e permetteva alla vettura di avere diverse funzionalità sulla base di questo sistema. Molto bella, diciamo, come concept, una vettura che mette al settimo posto, ma semplicemente perché dimostra ancora una volta come FCA fosse davvero molto avanti in termini tecnologici già negli anni 2000. Totalmente fuori classifica la Fiat 500 Zagato, che poteva essere sicuramente un prodottino sfizioso per tutti coloro i quali cercavano una macchina speciale, magari alternativa all'Abarth, con un design, lo vedete, molto particolare ed una, diciamo, un'idea
di esclusività che poi abbiamo ritrovato ad esempio in prodotti come la Riva, ma sicuramente in questa Zagato poteva anticipare di molto i tempi. Bella, bellissima, ma anche questa fuori classifica. Non si può dire che sia bello, ma di sicuro è molto particolare. Parliamo del Fiat Oltre, presentato al Motor Show di Bologna nel 2005. È una vettura speciale perché era mastodontica, 4,80 m, boh, 2,5 m d'altezza. Era basato su meccanica ovviamente Iveco e faceva marameo alla Hammer, che all'epoca andava molto di moda. Parliamo ovviamente del 2005, del Motor Show, fece molto scalpore. Poi questo veicolo venne utilizzato per altri road show su strada, ma di fatto non venne mai commercializzato, forse devo dire anche meglio così. Una vettura molto speciale che comunque si fa notare all'interno di questo Hub Heritage, che metto ovviamente fuori classifica. Tra i vari oggetti all'interno qui di Hub Heritage che fanno godere c'è anche questa incredibile 4C quadrifoglio, veramente pazzesca dal punto di vista estetico. Questa macchina era sostanzialmente un concept che non si è nemmeno mai visto, è rimasto sempre confinato all'interno delle mura del gruppo FCA, ma proponeva quella che poteva essere una rivisitazione estetica di una 4C che aveva già il telaio in carbonio, il motore 1750, chissà quale livello di potenza la potevano portare per questa realizzazione che come vedete vanta un diverso estrattore dell'aria con lo scarico centrale, ma anche diverse minigonne. Guardate un po' con la pinna qui vicino alle ruote, che come nei modelli standard sono delle 235-35 ZR19. Bellissima da un punto di vista estetico, si diversificava anche il cofano, si diversificava la parte bassa della minigonna, guardate com'era fatta, e come al solito vantava una gommatura più stretta nella zona anteriore col 18 pollici 205-40 con pinza a 4 pistoncini con disco montato su campana. Un disco flottante montato su campana in alluminio. Stesso discorso per l'aerodinamica anche nella zona frontale, con questa pinna laterale che andava a dare un'idea di maggior ampiezza estetica alla vettura, ma anche migliorare l'aerodinamica. E diverso ovviamente anche era la calandra, la vedete com'è fatta, con lo split nella parte bassa in fibra di carbonio. C'è anche un piccolo effetto S-duct, eccolo qui, che ritroviamo anche sulla Ferrari, sulla 488 pista, ma anche sulla nuova F8 tributo. Stessa cosa per la variante coupé, che aveva il tetto in carbonio. Guardate un po' che bello tetto che va a completare la scocca che è realizzata in carbonio, che nella zona posteriore integra in posizione trasversale il motore 4 cilindri 1750 abbinato al cambio doppia frizione e si era porto. Totalmente fuori classifica la Fiat Barchetta, che faceva il verso sostanzialmente alla MX5 e secondo me aveva dei tratti di stile che erano veramente molto belli. Meraviglia delle meraviglie, meraviglia delle meraviglie, ma qui andiamo oltre ogni limite. Direi che anche qui non ci sono parole. Voi cosa dite? E anche qui con la Lancia Delta S4, beh, cosa dire? È vero, ho messo la Barchetta fuori classifica perché ha avuto una decorosa carriera, ma invece metto al quinto posto di incoraggiamento questa Lancia Fulvia Coupé. Venne presentata a Francoforte nel 2003, venne disegnata da Flavio Manzoni, che disegnò all'epoca anche la Lancia Y con questi stilemi, sicuramente ce l'avete presente. Oggi Flavio Manzoni è il direttore del design di Ferrari, quindi una grande manetta con la matita, una manetta che aveva portato su base Barchetta, ed è per questo che collego le due vetture, alla realizzazione di questo prototipo di Lancia Fulvia che poteva essere tranquillamente prodotta. Ricordo benissimo il giorno in cui arrivò questa press release da parte di FCA in redazione. Era una macchina che ci fece sognare, come fece sognare anche la 3P1. Erano anni in cui il retro design diventava assolutamente accettabile, diventava moderno, e all'interno di questa Lancia Fulvia sicuramente c'erano anche degli stilemi di modernità che le avrebbero permesso non solo di essere apprezzata dagli amanti dell'old style, ma anche da tutti coloro i quali cercavano un prodotto moderno e dal passo coi tempi. Ve la faccio vedere anche dentro, tanto è vero che la macchina era praticamente pronta, era del tutto funzionante, addirittura questa c'ha 929 km, per cui la usano anche per andarci in giro. Di fatto era una base Barchetta rivista e corretta da un punto di vista stilistico sia di interno che di esterno, per rappresentare la Lancia Fulvia degli anni 2000. Bella, bellissima, quinto posto in classifica di incoraggiamento, top!
Il pallino delle auto piccole e compatte non c'era solamente nella X1 23, ma anche in questa Fiat Downtown disegnata da Giolitto. Già qua si vedono alcuni degli stilemi che poi abbiamo ritrovato sulla Multipla. Era una vettura molto compatta e allo stesso tempo introduceva delle innovazioni molto particolari, come il motore all'interno delle ruote, che permetteva di offrire più compattezza ma allo stesso tempo anche tanto spazio a bordo. Era stata pensata come una vettura a tre posti, infatti la guida era centrale, come vedete, poi con i due posti laterali, quindi era veramente avantissimo da un punto di vista appunto di concept. Nel 1993 veramente aveva dettato qualcosa di nuovo in termini di stile. Anche qui, 5 anni prima della Smart, la Fiat era arrivata non solo a proporre una macchina a tre posti, era ancora chiaramente in stato prototipale, ma appunto era una tre posti in grado di vivere la città in modalità completamente elettrica. Rimaniamo nell'ambito dell'ecosostenibilità, ma la metto fuori classifica con la Fiat Panda Aria. Questa montava il bicilindrico 900 che poi abbiamo visto in futuro, ovviamente in versione rivista e corretta. Aveva già 80 cavalli ed era alimentata o benzina metano o metano idrogeno. Tra le varie particolarità c'era la bombola di stoccaggio in fibra di carbonio e all'interno ad esempio la chiavetta USB che si interfacciava già con il sistema BlueMe. Invece per quanto riguarda la Fiat EcoBasic, non è bellissima da un punto di vista estetico, ma aveva già una caratteristica, ovvero quella di avere in 3,48 m un CX veramente spaventoso. Pensate che era di 0,28, che è un valore interessante per una vettura comunque in grado di ospitare comodamente 4 persone, anche con un discreto bagagliaio, ovviamente vettura cittadina, in questo caso appunto CX di 0,28, che le permetteva di essere estremamente efficiente oltre che estremamente spaziosa, ma anche questa fuori classifica. Totalmente fuori classifica questi due veicoli che miravano a migliorare la sicurezza stradale, la sicurezza di impatto delle vetture. Si differenziavano ovviamente per il peso: una si chiamava SV1500, questa, e l'altra SV2000. Erano vetture che erano state pensate nel 1971, erano state pensate dopo la partecipazione del gruppo alla conferenza tecnica internazionale, e basate sulla meccanica della 500 e della 128 portavano con loro tante tecnologie dell'Experimental Safety Vehicle, veicoli di sicurezza sperimentale a livello europeo, che miravano già a migliorare la sicurezza di bordo all'interno delle vetture, un po' come fa Volvo più o meno da sempre. Anche all'interno del gruppo Fiat da sempre si sta attenti alla sicurezza. Buongiorno anche a lei, al Crash Test Dummies, che chissà, poverino, quante ne ha viste. Ovviamente estetiche particolari, con dei paraurti che sperimentavano quello che si sarebbe potuto fare successivamente. Per fortuna le macchine hanno avuto dei design diversi rispetto a queste, ma anche qui vediamo quanto avanti era Fiat sotto questo punto di vista. Belle, bellissime, anzi non troppo, ma fuori classifica. Terzo posto in classifica per questa Lancia Flaminia Loraimo. Era stata presentata nel 1960 e prodotta in esemplare unico per Raymond Loewy, che era sostanzialmente un designer, un consulente diciamo di stile dell'epoca, di moltissimi brand. Aveva disegnato il brand Lucky Strike, aveva reinventato la bottiglia di vetro della Coca-Cola e tantissimi altri diciamo elementi che poi hanno caratterizzato anche lo stile e lifestyle degli anni successivi. Si era fatto fare questa vettura appunto su base Lancia Flaminia, esemplare unico nel 1960, e lui lo usava tutti i giorni sulle strade di Los Angeles. Macchina bellissima, alcuni stilemi sono stati poi ripresi nel futuro, nella Stratos ad esempio, con questa ala che andava sopra al tetto. Era di una bellezza secondo me devastante. Anche questo è un esemplare che riesce ad unire assolutamente quello che è il passato della Lancia Flaminia con il futuro, perché è tuttora futuristica questa Lancia. Guardate che roba, anche davanti è meravigliosa, appunto con uno stile che porta questo brand assolutamente avanti nel tempo, come era avanti del resto l'inventore e il designer di questa macchina. Tanta roba, terzo posto in classifica. Top assoluto, ma fuori classifica per questa Abarth 750 Record Monza. Una vettura incredibile, ottenne miliardi di record sulla pista di Monza. Era carrozzata Bertone, ovviamente preparata da Abarth, pesava 390 kg e aveva, pensate, un motore 750 in grado di erogare 47 cavalli. Si muoveva a Monza alla media di 140 km orari. Eccoli qua tutti i record che è riuscita ad ottenere, e toccava velocità massima di 190 km orari. Anche qui Fiat, Abarth, ma anche carrozzeria Bertone all'epoca erano avantissimo, ed erano talmente avanti che le devo mettere fuori classifica. Anche qui andiamo completamente fuori classifica, mamma mia guarda che scarico, con la Beta Monte Carlo Turbo da corsa. Era qualcosa di assolutamente spaziale. Siamo sul finire degli anni 70, ma ancora più spaziale questa Lancia LC2, con la quale Lancia ha partecipato anche
alla 24 ore di Le Mans, una vettura che venne prodotta nel 1983, erogava quasi 800 cavalli grazie al suo motore 3000 di cilindrata che le aveva permesso anche di vincere diverse gare, ovviamente nelle gare di durata. Macchina bellissima, anche qui grande dimostrazione da parte del gruppo, non solo di tecnologia ma anche di estetica e di voglia di competere ad altissimo livello, cosa che è riuscita sempre a fare quando ha partecipato ufficialmente, cosa che fa tutt'oggi anche con il brand Ferrari e Alfa Romeo, entrambi impegnati in Formula 1. Ce ne sarebbero un milione di macchine da mettere in classifica a partire dalla 037, ma di sicuro quella che metto in seconda posizione è la Lancia Delta. Questa è la variante S4, che forse è stata quella non di meno successo, ma è stata quella meno popolare. Invece la Delta normale, l'HF4WD, dalla quale è stata diciamo derivata poi la 16 valvole e la integrale che vediamo qui, sono state sicuramente l'anello di congiunzione tra la strada e il mondo dei rally, ed era una vettura che era stata pensata, tutte le modifiche di questa macchina erano state pensate per poi omologare la variante da corsa, ed è questo che forse l'ha resa più speciale di tutte le altre replica che abbiamo visto poi negli anni successivi. Una macchina bellissima che metto al secondo posto della mia personalissima classifica, del resto noblesse oblige. Primo posto in classifica per la Fiat 3+1. So che la cosa vi sorprenderà, ma in realtà questo progetto rappresenta esattamente il punto di unione tra il passato e il presente, che è sostanzialmente quello che questo luogo vuole rappresentare. In 3,30 m, infatti, la 3+1 al Salone di Ginevra del 2004 portava innanzitutto alla luce le linee della futura 500, ma soprattutto mostrava come poteva essere una vera city car moderna, dal look simpatico e soprattutto e che rendeva grande omaggio alla 500 del passato, con tanti stilemi che appunto venivano ripresi dalla 500 di Dante Giacosa, ma rivisti e corretti, diciamo riportati in chiave moderna dal mitico Giolitto. Roberto Giolitto ha lavorato sodo a questo progetto. All'inizio la vettura era lunga 3,30 m, poi è diventata poco meno di 3,60 m, quindi è molto cresciuta, ha acquisito sicuramente un po' di spazio nella zona posteriore, ma ha mantenuto molti dei concetti stilistici che vedete qui in questo super prototipo. Una vettura molto particolare che poi si è tramutata nella 500, che dal 2007 ad oggi continua a conquistare decine di migliaia di clienti ogni anno, rendendo felici di avere delle vetture del gruppo Fiat. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Vi ringrazio per tutto il tempo che ci dedicate, è sempre tantissimo, e sono davvero orgoglioso che ogni giorno dedicate qualche istante a noi. Ciao! E naturalmente fuori classifica anche la SZ. Tra l'altro questa macchina è in vendita, se siete interessati chiamate Hub Heritage e vi fate fare il prezzo, secondo me è interessante. E poi è in vendita anche questa, è così per la cronaca. E poi là in fondo in vendita ho visto anche un 8C Spider, è in vendita anche quella.